Allora,
Allora, buonasera a tutti i collegati. Stasera abbiamo l'occasione di un dialogo con Michela Zurmendi, un nostro grande amico e personalità spagnola che ha incontrato il Movimento di Comunione e Liberazione, il carisma di Don Giussani, proprio in questa settimana in cui ricordiamo la sua salita al cielo, abbiamo avuto l'occasione di un dialogo con Michel. Di questo quindi lo ringrazio, lo ringrazierò ancora e ringrazio anche tutti voi collegati. Adesso qualche minuto e iniziamo. Anche se un giorno, amico mio, dimenticassi le parole, dimenticassi il posto e l'ora, o c'era notte o c'era il sole, non potrò mai dimenticare cosa dicevano i tuoi occhi. Parlavo in fretta io, per non lasciare indietro niente, per non lasciare indietro il male e i meccanismi della mente, e mi dicevano i tuoi occhi che ero già stato perdonato. Non riuscirono a fermarlo neanche.
degli inventari fatti sempre senza amore. E adesso torna da chi sai, da chi divide con te tutto. Abbraccia forte i figli tuoi e non nascondere il tuo volto, perché dagli occhi si capisce quando la vita ricomincia. Riuscirono a fermarlo neanche i bilanci della vita, quegli inventari fatti sempre senza amore. Ciao Michele. Ciao Andrea. Ciao. Prima di tutto grazie di aver accettato il nostro invito per questo dialogo. E noi abbiamo preparato alcune domande da farti rispetto al lavoro, alla vita che abbiamo vissuto in questi mesi, a partire dalla giornata di inizio d'anno e dall'incontro con Carron, quando ha proposto la tua testimonianza. Sono stati, come da voi in Spagna, anche qui mesi interessanti, anche duri per la questione, drammatici per la questione del Covid. Ti faremo alcune domande appunto emerse dal lavoro sulla vita, sulle esperienze, sulla scuola e comunità. La prima domanda te la fa Gianni,
Quindi gli ripasso subito la parola. Ciao e grazie ancora. Ciao Michele, io volevo chiederti questo. Ciao. L'esperienza che tu hai fatto è caratterizzata da tanti incontri, quelli che tu racconti nel libro L'abbraccio, e da cui si vede che sei stato molto colpito. Nella tua vita è entrata, si vede, una grande esperienza di amicizia. Io volevo chiederti questo: come questa esperienza di amicizia ti ha aiutato a vivere l'anno di pandemia? Come è rimasto dentro la tua vita questa amicizia e che cosa ti ha portato di nuovo dentro la condizione determinata dal virus? Grazie. Buongiorno. Buongiorno. L'incontro non è finito quando ho finito di scrivere il libro. Quando ho finito i miei incontri con quelli di CL, arrivò la pandemia. Paradossalmente, la pandemia del coronavirus ha permesso che tanti fratelli italiani come voi, francesi del Messico, della Colombia, mi abbiano chiesto di rispondere alle domande così come oggi, in questo momento col cascinello a diabete grasso. È curioso, ma ho stabilito dei legami di amicizia molto forti con persone che non ho ancora visto personalmente. Io conosco Gianni, ma non conosco gli altri, decine di persone. È curioso come il nostro giornale Tracce parla del miracolo e dice che il miracolo è uscito dal mondo e che persone che sarebbero estranee tra di loro si trattino come fratelli. È una frase fondamentale di Giussani. È quello che sta capitando a me. Io non conosco le persone di CL sparse nel mondo, in tutto il mondo, e ho amici con quali ci scriviamo. Attualmente due malati gravi, uno italiano e l'altra di Madrid. Parlo con loro ogni settimana, attraverso Zoom, al termine dei quali preghiamo insieme per la loro guarigione. Questa cosa mi aiuta a consolidare molto la mia fede, vedere come vivono la fede questi fratelli di altri paesi. Mi sono messo a studiare anche un po' di italiano per poter parlare con questi amici o se un giorno potrò incontrarli a fine pandemia. La mia vita non è stata tanto toccata, travolta dal lockdown. Continuo a fare la stessa vita che facevo da tanti anni. Lavoro, studio, abbastanza lontano dal mondo. La mia vita è cambiata in un aspetto fondamentale esteriore ed è il fatto che adesso prego. Dato che nella mia città, San Sebastian, non c'è una comunità di fratelli di CL, non frequentavo scuola di comunità, ma adesso con la pandemia frequento settimanalmente la scuola di comunità, una scuola di Madrid. Guarda un po' alla fine cosa ho vinto io grazie alla pandemia, perché tutte le settimane vado alla scuola di comunità. Questo aumenta la mia fiducia, vedere la forza di questi fratelli. Ovviamente mi piacerebbe molto che finisse questa pandemia, che potessimo vederci, abbracciarci, guardarci in faccia. Adesso passo la parola ad Andrea, che ha anche lui una domanda da farti. Allora, grazie Michele innanzitutto per essere qui con noi. E volevo chiedere questo, che io ultimamente sono molto provocato da una cosa. Il carisma di Don Giussani, che ho incontrato 37 anni fa, è stato decisivo per la mia vita come nessun'altra cosa. E allo stesso tempo è decisivo in ogni istante oggi, quando non do per scontata la storia che ho incontrato, ma guardo ogni particolare della realtà senza pregiudizio e come una possibilità di novità.
La tua storia mi è molto d'aiuto in questi mesi, poiché riconosco che è la storia di un uomo che a una certa età, per dei fatti accaduti, inizia a guardare la realtà con occhi nuovi come un bambino. In particolare c'è un passaggio nel tuo libro in cui insisti sul fatto che l'universale è una finzione, tu dici, e non esiste in nessun luogo. Mentre spesso io, nel guardare la realtà, nel guardare anche i luoghi più familiari, cerco un universale, spesso astratto, e riduco la mia storia e il carisma che ho incontrato ai miei pensieri. Ti chiedevo se era possibile approfondire questo aspetto. Cosa ti fa dire che l'universale non esiste? Cos'è che vince quella che tu chiami questa finzione? Grazie. Grazie perché mi fai pensare anche a me con la tua domanda. Penso che sia stata una domanda di Fernando De Aro quando abbiamo fatto il video per quest'estate, per il meeting. Io gli ho detto, guarda, ti dirò che qualunque ideologia funziona, qualsiasi, privilegia l'idea sul reale. Anche l'ideologia democratica liberale, liberi uguali. Questo è il modo che abbiamo, è il motto che abbiamo avuto noi in Spagna, liberi uguali. È qualcosa di universale. L'idea è sempre qualcosa di universale. Il proletariato, la razza, il multiculturalismo, il genere. Tutte queste cose sono come immagini di un disegno di un futuro migliore. Speranza. Liberté, égalité, fraternité. Erano solo questi, effluvi di un'immagine ideale, mediante la quale puoi riunire la società. L'intento di questi universali è quello di unire la società dietro qualcosa, un motto, una giustizia sociale. Ai miei tempi, quando c'era Franco, c'erano centinaia di divise politiche, di idee politiche, di sindacalisti. Questi appartengono tutti a questo ambito del non corporeo, desiderabile, che servono per farci diventare ideologici, un noi ideologico. Queste idee costruiscono un'identità, un noi. Tutto questo ha la stessa sostanza del pensare di un monte d'oro. Se tu pensi a una montagna fatta d'oro e pensi al proletariato, è lo stesso. La consistenza è nulla. Anche Dio è diventato una cosa così. Quando io avevo 20 anni, Dio era una cosa universale, un'idea. L'idea di Dio concretizzata in un insieme di regole morali, di riti, qualcosa di astruso, qualcosa di cartonato nella vita quotidiana. Uno può non credere più nel proletariato, non credere più in Dio, allora anche l'idea di Dio è morta, ma è l'idea di Dio, quella universale. L'unica cosa reale è ciò che accade, è la vita di uomini concreti con esperienze particolari. Per esempio, è accaduto che io esisto. In affido mi hanno dato la vita, ho fatto un figlio. Questa è la cosa corretta, concreta. È avvenuta la mia vita lontana da Dio. Anche questo è un fatto, qualcosa di concreto. Io ho avuto idee di giustizia, ma sono universali. Ho incontrato delle vite di fratelli di comunione e liberazione che non si lasciano trascinare da fantasmi normativi, regole e riti religiosi, ma vite che vivono Gesù e in Gesù, nell'amore e per l'amore, vivono con il prossimo, ciò che chiamano carità. Risulta allora che Gesù non era un'idea. Quel Gesù non era un'idea, ma un uomo che ha vissuto una vita, e specialmente insolitamente bella. Quel Gesù che amava quelli senza speranza, i bisognosi,
gli adulteri, le adultere, gli zoppi, i mutilati, i lebbrosi. Gesù si circondava della gente del popolo. Era vero, reale. Quel Gesù era Dio. Questo non era un'idea. Quello che muove ciascuno di noi. Cos'è Dio? Cosa muove me a dipendere dall'altro? Un gesto d'amore. Questo è Dio. Amare l'altro non è universale, non è un'idea. Non è una finzione. Avvicinarti a un altro fatto di carne e ossa. Gesù non è un cartellone, non è un opuscolo di protesta. Gesù è una persona che accade. Ogni volta che io mi avvicino a una persona con amore, quando capisci questo, lasci l'ideologia, l'universale. Vai insieme a loro che vivono il reale, con l'eminentemente reale come adesso. Fare la carità, stare coi bisognosi, ciò che esistenzialmente esiste, Gesù. Io parlavo in questo senso del concetto universale di concreto. Grazie. Adesso la domanda di Claudio. Hola, Michel. Mi chiamo Claudio. Hola. E chiedo a certo una pregunta. Però la hago in italiano, por mi compañero. Come te, anch'io ho incontrato Cristo ed il movimento pochi anni fa. Risulta evidente, leggendo il tuo libro, il tuo stupore mentre ti imbatti in una comunità viva, nella comunità cristiana di CL, e attraverso questa con Cristo. È lo stesso stupore che io ho vissuto nella mia vita poco tempo fa. Quindi mi domandavo se hai voglia di raccontarci come questo incontro stia cambiando te e la tua vita oggi, nella semplicità della giornata quotidiana, e come paragoni questa tua vita al tuo percorso umano. Grazie. Non è cambiato in niente la mia vita, ma sono io che ho cambiato vita, pur facendo esternamente quello che può fare un uomo di 78 anni. Ma la mia vita è cambiata, ha un senso. Ha un senso. Adesso ho un cammino. Non guardo più il presente dall'ambizione delle mie idee politiche. Mi sto allontanando dalla visione ideologica, una visione per me di 50 anni. Sono 50 anni che ho una certa visione di me stesso, con le mie preferenze politiche, la libertà contro il nazionalismo. Adesso tutto quello che accade, mi chiedo come io possa contribuire a che il disegno di Dio si stabilisca nel mondo. Dal mio io autonomo, indipendente, motore di me stesso, cercavo sempre di impiegare me stesso nella lotta politica. Adesso no. Adesso cerco di impiegare me stesso in un'altra lotta, in come seguire meglio Dio. Un uomo di una certa età come me teme il futuro. Il futuro è molto temuto e perciò cerca di vivere il passato. Raccontare piccole battaglie. I vecchi, anche tuo papà, magari comincerà a raccontare piccole battaglie del passato. Quando ero giovane, non come voi, il passato è sempre la cosa migliore per un vecchio. Perché? Perché ha paura del futuro. Io ormai non guardo più il passato per vedere se è stato peggio o meglio. Il meglio è adesso, questo istante che vivo ora. Questo istante, questa è la vita, questi istanti. E io questo istante voglio farlo diventare eterno. Se mi collego a Dio, vivo eternamente un istante. Non temo più il futuro, come è solito fare. Io prima temevo molto la malattia, l'Alzheimer,
che fa molto paura quando uno è anziano. Ora non la temo così tanto, preferisco pensare di non arrivare mai ad avercelo, ma oggi io so di essere amato e so che sarò amato anche se avrò l'Alzheimer, sai? E non mi importa sapere che ci sarà gente che si occuperà di me, mi vorranno bene, mi ameranno. Io penso questo, quindi oggi lo penso ogni singola giornata come se fosse l'ultima della mia vita. Un giorno o l'altro potrebbe essere l'ultimo, è vicina la fine. Ho 78 anni, devo sapere che... Allora, ogni giorno, quello che faccio ogni giorno sia qualcosa che manca alla creazione di Dio. Dio ha fatto il mondo, lo ha creato, è stato bello. Tu puoi completare questa bellezza con la tua libertà. Preferisco fare tutto quello che devo e farlo bene. E farlo bene è farlo con amore. Ora cerco di fare bene le cose. Se io fossi un falegname, farei bene oggi le sedie, i tavoli o qualsiasi cosa abbia da fare. Ma sono vecchio e devo cercare di far bene le mie cose. Per esempio, faccio un esempio, lotto contro la mia tendenza di risparmiare tempo. Prima cercavo di fare cose, tante cose. Scrivere articoli, leggere diversi libri. Prima il tempo era oro. Oggi il tempo non è oro. Cerco che non sia più oro, ma che sia cedere. Questo è il tempo. Un momento per cedere alla contingenza che mi esige. L'altro, mia moglie, mio figlio. Dare a disposizione. Questa è la mia principale azione caritativa. Cedere il mio tempo. E accetto di fare queste conversazioni alle quali prima avrei detto di no. Io prima dicevo sempre no a tutte queste testimonianze, mentre adesso lo faccio. Me le chiedono e dico di sì. Mi dico, varranno qualcosa. Io non posso fare cose grandi se non parlare. Lo so che può essere un po' frustrante. Quando finisco queste conversazioni mi sento un po' frustrato. Dico, caspita, non ho detto tutto quello che volevo dire. Ma non mi importa, perché questo è un modo per cercare l'umiltà di cuore, sai? Claudio, mi piacerebbe vivere lungamente, arrivare vecchio con la barba lunga. Ma non mi importa quello che vivo, devo pensare a collaborare al disegno di Dio. Faccio io adesso una domanda, perché in questo periodo Don Carron ci sta riproponendo la centralità dell'educazione, il valore dell'educazione, quindi prima di tutto l'educazione di sé, perché solo chi è educato può educare. Allora ti volevo dire, tu ti senti educato da questa nuova amicizia che hai incontrato? E cosa vuol dire tra amici educarsi? Come ci si aiuta? Io sono stato professore per tutta la vita e ho cercato di essere un insegnante. Ma oggi ho imparato ad essere educato. Ti dirò una cosa, mi sento educato da comunione e liberazione. Un uomo di 78 anni, come me, può andare alla scuola di comunità e lasciarsi guidare la mano. Questo sarebbe il primo aspetto, lasciarmi portare per mano, come un bambino, per guardare il mondo, per guardare con altri occhi. Allora ti lasci guidare da una mano e allora guardi con altri occhi. Guardi, ascolti, leggi quello che ti propongono. Lettere, Carron, e ho cominciato a leggere Giussani. E tutto quello che propone la scuola di comunità. Questo sarebbe il primo punto. Mi sento anche che sto crescendo nella conoscenza, sono anziano. Ho letto molti libri, ma quello che so adesso non lo sapevo prima.
Tracce, che si chiama Uelia. Per esempio, ti farò un esempio, Tracce. Questo giornale mi sta insegnando molto. È una scuola per me. È un miracolo. Questo mese di febbraio si chiama Il Miracolo. E racconta di come persone strane in Cina e in Africa, medici, come vivono tutti i giorni, ed è una lezione che imparo da tutti loro. Continuo a crescere nella conoscenza. Un altro aspetto che indica che uno può essere educato è il fatto che uno è voluto bene così. E così impari a voler bene anche a voi, agli altri, come un bambino a scuola che ha tanti amici e sente che è voluto bene da alcuni amici e anche dal professore. Questo è quello che sento. È la prova di questo Zoom di oggi. Ho fatto più di 2 decine di Zoom e so che mi sentite. Un ulteriore aspetto, e non è una banalità, è che adesso credo che valgo di più rispetto a 2 anni fa. Io valgo di più, come uno scolaro che passa dalla terza alla quarta, alla quinta e va all'università. Adesso mi sento che valgo di più per me stesso e anche per gli altri. Continuo a vedere che sono educato. Alla fine un alunno che ha avuto tutte queste cose mette giù le radici, si radica tra di voi con altri scolari. Io mi sto radicando nella fraternità di comunione e liberazione. Cioè tutto questo è una scuola per me adesso, una scuola di educazione per me, che sono adulto, molto adulto. Vi dico che questi occhi che guidano per mano per guardare determinate cose, come sto crescendo in conoscenza, come mi sento più voluto bene, come mi stimo più di prima e come mi radico tra di voi. Questo è tutto ciò che viene alla mente per rispondere. Grazie. Adesso passo la parola a Simone. Buonasera Michele, una domanda. Lei non ha conosciuto Don Giussani, gli hanno parlato gli amici che ha incontrato, ma per lei chi è Don Giussani? E cosa significa, per usare una sua espressione, che il suo abbraccio arriva a lei oggi? Grazie. Bueno, Simone Morghese. Beh Simone, io non ho conosciuto Giussani e come avete visto sono educato da Comunione e Liberazione e mi sento molto grato, ma la mia gratitudine radicale a Comunione e Liberazione è gratitudine a Don Giussani, a Don Gius, come lo chiamate. E sebbene se io non lo abbia conosciuto, io non ho voluto leggere niente di Giussani per poter osservare le persone. Sono un professore in mezzo ai libri, ma quando nel 2016 cominciai a osservare le persone di Madrid, di Barcellona, di Comunione e Liberazione, io non volevo i libri. Mai voluto leggere niente di Giussani fino ad adesso. Ho cominciato solo ora e ne ho letti solo 2 di libri. Magari ti sorprenderà. Io non ho voluto leggere Giussani perché volevo semplicemente vedere la gente, osservare quello che è e quello che dice e vedere ciò che dice, ciò che fa. Ho letto solamente La bellezza disarmata di Carron e ho letto Gesù di Nazareth, i 2 volumi di Ratzinger. Ho letto solo questo in 2 anni. Mentre osservavo la comunità di Comunione e Liberazione. Comunque, chi è per me Giussani? È un santo.
Non è canonizzato, ma è un santo. Perché lo dico? Lo so che non è un santo, perché non è ancora stato canonizzato, ma perché è stato un uomo che imitò Gesù nella sua vita. Tutti quelli che imitano Gesù sono santi. Una vita donata interamente. Ma inventò uno stile di vita molto adeguato affinché molta gente potesse conoscere Gesù. E io ne sono un esempio. Inventò uno stile di vita del quale mi sono innamorato. Per me lo stile di vita è definitivo. Lo stile di vita che inventò, che ha formulato per fare quello che chiamate carisma, che stiamo leggendo nella scuola e comunità, il carisma. Allora penso che sia un santo. Da quello che ho sentito di lui, vorrei dirvi una cosa, perché io ho conosciuto molta gente che mi parla di Giussani. Vorrei dirvi che mi sono fatto un'idea, che era come un uomo con uno sguardo fulminante, uno sguardo traboccante di umanità, così come ricorderete lo sguardo di Gesù. Lo guardavano e lo seguivano, come l'adultera. Come ha guardato l'adultera quando le ha detto: nessuno ti ha lanciato le pietre, vai, neanche io ti condanno. Quegli sguardi di Gesù alla Samaritana, al pozzo, quegli sguardi che arrivano fin dentro, e ti rimangono dentro, e ti prendono per mano. Vi racconto una cosa, ho conosciuto un amico via Zoom, poi ci siamo scritti, magari sicuramente molti di voi lo conoscete, Mario Dupuis e sua moglie Antonia, della casa Edimar. Beh, loro avevano questa figlia di 16 anni, con un handicap molto grave, a letto, e sempre si preoccupavano molto per lei. E si chiedevano, come possiamo aiutare nostra figlia? Cosa sto facendo? Starò facendo abbastanza? Un giorno Giussani andò a casa loro, guardò la figlia, la bambina e Mario e Antonia sono rimasti trasformati e avevano visto che lo sguardo era un'altra cosa. Che guardava? Sapete cosa guardava? Che invece di chiedersi cosa posso fare io per te, Giussani guardava e si chiedeva: chi sei tu per me? Chi sei tu per me? Giussani guardava Gesù in quella bambina, il mistero. Vedete? Questa è la radice. Io penso che sia la radice. Quello che ho capito, quello che mi ha lasciato scioccato, quello che ho capito con la carità, questo esempio che racconta la testimonianza di Mario sullo sguardo di Giussani, non è una cosa che io posso fare per te. La carità, gli alimenti, no, ma tu chi sei per me? Chi sei tu per me? Vedete? Il mistero sta nell'altro. Io credo che questo è Giussani. È unico. Io non conosco altre persone così. Sicuramente gli apostoli erano così. San Paolo sicuramente era così. San Paolo era così indubbiamente, vero? Vedere Gesù, il mistero nell'altro. In realtà è uno sguardo che abbraccia l'altro. Questo abbraccio è arrivato fino a me, quindi Giussani è arrivato fino a me. Non posso dirti nient'altro, Simone, ed è anche poco. Grazie. Adesso sono nate delle domande mentre parlavi. Una di Massimo. Ciao, Michel. Ciao. Sono molto contento di parlare con te, perché il tuo libro per me è stato un incontro veramente eccezionale quest'anno. E mi hanno colpito tante cose, ma la prima, proprio in ordine di tempo, sì, che mi ha colpito, è stata l'inizio di come tu racconti l'inizio della tua storia.
tu eri all'ospedale, convinto di morire, senza alcuna speranza, eppure hai sentito quella voce che ti ha incuriosito e che di fatto ti ha salvato. Quella voce è stato un dono completamente gratuito. Tu non avevi alcuna precondizione per riceverlo, non avevi fatto nulla per averlo, eppure è arrivato. Per me è esattamente la mia esperienza, cioè io sono colpitissimo dal fatto di scoprire di essere voluto bene anche quando non me lo merito, quando non faccio niente per essere voluto bene. Io vorrei sapere da te che cosa ti ricordi di quel momento, cioè che cosa ti ha colpito di quella voce, perché tu che eri senza speranza e convinto di morire, hai pensato che quella cosa che sentivi era per te. E cosa pensi adesso di questa eccezionale gratuità di cui sei stato oggetto, come lo sono stato io tante volte? È il mistero. Stai tu. È il mistero. È il mistero. Ci sei tu. La cosa non è successa, come ha detto Massimo. C'è stato un momento durante la mia malattia che io volevo morire e avevo fatto il possibile per morire, questo è vero. Comunque ho avuto una specie di visione, una visione di persone che chiedevano che io vivessi. Dopo 2 o 3 giorni ero quasi morto. I medici stavano aspettando che io morissi. Allora ho fatto uno sforzo, perché capii che mi rimaneva ancora tanto bene da compiere. Un piede nell'altra vita, e avevo ancora tutto questo bene da fare. Sarei morto senza aver fatto tutto il bene che io avrei dovuto fare. Nella mia vita accademica sono stato ossessionato per sapere cos'è la vita fatta bene, cos'è il bene, e non sono mai riuscito a capire cosa fosse il bene. Durante la malattia ho avuto questa visione e quindi ho preso coscienza che dovevo fare il bene. La voce che tu dici, che io ho sentito alla radio, è arrivata giusto in quel momento e mi ha aiutato a rilevare dove stava il bene. È una voce che mi ha aiutato a capire che il bene non stava nell'ideologia. È una voce strana, è un giornalista che conoscete, era Fernando De Haro, ma io non lo conoscevo, mi dava notizie della realtà. Fai attenzione, le notizie della realtà, e io notavo che parlava della realtà in maniera diversa rispetto a chi ha un'ideologia per trasformare la realtà ideologicamente. Per questo partito, per quel partito, quell'altro, contro questo, contro quest'altro. Oggigiorno si danno le notizie contro qualcuno. Si trasformano le notizie per elogiare te e indicarti direttamente chi è il tuo nemico. Non solo le fake, anche le notizie vere. Potrei fare tanti esempi. Per esempio, in questi giorni in Spagna c'è un canale della televisione che tutti i giorni dice che i vescovi si sono fatti vaccinare contro il Covid e non avrebbero dovuto farlo. E addirittura uno di loro ha fatto vaccinare sua sorella e il cognato e avanti a dare continuamente la stessa notizia. È una notizia che sarà anche vera, ma il problema non è la verità, la veridicità della notizia, ma il fatto che la danno affinché la gente odi i vescovi e pensino che tutti i vescovi siano così. Allora, questo giornalista radiofonico, stando in ospedale e anche dopo 2 anni, perché ho continuato ad ascoltarlo, finché non ha finito la sua trasmissione, il sabato e la domenica dalle 6 alle 8 e mezza del mattino. Non le notizie, sino il come dava le notizie. A me non interessavano le notizie, ma come dava le notizie, capite? Il come dava le notizie. E mi dicevo, questo vive in un'altra realtà diversa rispetto agli altri giornalisti.
Questa voce mi faceva bene e io mi dicevo: questo Signore ha qualcosa che io non so, ma che mi può fare bene. E perché mi può fare bene? Perché mi tranquillizza? Perché non sento odio quando ho finito di sentire le notizie? Perché generalmente quando uno ascolta le notizie in Spagna, alla fine è arrabbiato, molto arrabbiato. Questo giornalista mi rendeva più calmo. A fine trasmissione sceglieva una foto dal giornale e la spiegava, ed era favoloso. E io ho voluto inserire nel libro due fotografie del giorno in cui stavo scrivendo, che era un sabato. E così ho messo nel libro l'abbraccio, quello che ho ascoltato, perché volevo che quello che io stavo scrivendo fosse esemplificato direttamente con ciò che era successo quel giorno. Questo è un miracolo. Non lo so. È un mistero. Perché? Cosa succede? Magari che io sono stato attento. Volevo sapere da dove venisse il bene. E dare certe notizie sembra strano. Può essere un bene, perché la verità è un bene. È una meraviglia, perché la verità è un bene. Quanto siamo bisognosi oggi di verità, della verità. In questo momento storico di tante notizie false, i fake, spero si sia capito. Posso aggiungere una domanda? Sei stato in seminario, nell'ETA, e poi professore di sociologia. Segno di un animo che cerca qualcosa che lo soddisfi. E mi ha colpito il contrasto con l'idea di andare a morire in ospedale che hai raccontato nell'intervista. Volevo chiederti come la compagnia che hai incontrato risponde a questo grande desiderio che hai. Io te direi... Si capisce? Sì, ho capito. Grazie. Hombre, te direi... Sì, ho capito. Tienes una risposta nel mio libro. Al final del mio libro. Grazie. È molto semplice. È una risposta. C'è una risposta nel mio libro. Alla fine, nel capitolo Ci siamo. Io spiego che cercavo il bene, come ho appena spiegato, uno stile di vita buono, la vita buona. Ma non la trovavo. Leggevo tutti i filosofi, tutti, e niente da fare. Arrivo a Nietzsche, ma niente, non mi soddisfa neanche questo. Allora, ho visto in Comunione e Liberazione, in questa compagnia, che loro vivono una vita buona. La vita per bene non è scritta nella filosofia. La vita fatta di bene si trova per strada, nelle strade, nelle chiese, è nella caritativa, è nei matrimoni, è nelle scuole. E io ho ammirato questo. E questa compagnia ha cambiato completamente? No, completamente no. Ha dato una soluzione al mio problema, quello della vita fatta di bene. Perché la vita è fatta di bene. È quella che portano i fratelli di Comunione e Liberazione, che si chiama imitazione di Gesù. Fare come faceva Gesù. Questa è una vita fatta di bene. Io ti volevo chiedere questo. Nella vita ci sono le difficoltà, ci sono le sofferenze. Immagino che anche tu ne hai vissute nella tua vita. Come le vivi oggi,
le difficoltà. Ma oggi che differenza c'è da prima? Cioè l'incontro che hai fatto, perché la vita è la vita, le difficoltà, le fatiche ci sono, ma che differenza c'è oggi, se c'è una differenza nell'affrontarle? La differenza è la vita. Quando uno è anziano e tiene 78 la differenza, anni, quando uno è anziano e ha 78 anni, ci sono poche differenze. Non si possono fare grandi salti. Io non posso saltare 5 metri, né 2 metri né 1 metro. La differenza nella vita è il senso della vita, il senso ultimo. La mia vita ha un senso. Segna la fine. Io vado alla casa del Padre. Io vado alla casa del Padre, la mia vita ha un senso. E quindi andare alla casa del Padre, la morte dà un senso alla vita, perché la morte è l'inizio di una vita migliore, eterna, capisci? Per questo, come ho detto prima, vorrei che ogni istante fosse un istante di eternità. L'istante di eternità è quello che avrò io quando sarò nella casa del Padre. Spero che Dio perdoni la mia vita cattiva, i miei 50 anni che ho vissuto lontano da Dio. Lo dice che ci perdona e io ci credo che ci perdona. Spero di poter andare alla casa del Padre. Spero di poter godere dell'eternità. Niente mi impedisce di godere dell'eternità di ogni istante, pregando e facendo le cose che devo fare, il meglio possibile, per poter contribuire al disegno di Dio. Ultima domanda della traduttrice. Non saprei cosa altro dirti. Ah, ok. Qual è la differenza tra chi guarda, legge tracce e si lascia educare, come ha detto lei, a chi invece guarda, legge e non succede niente? Perché esperienza, che anch'io leggo tracce, e come dire, sì, che bello, ma poi non incide nella mia vita, non è quel passaggio di educazione di cui lei sta parlando, ok? Ed è diverso rispetto a quando ho incontrato il movimento, 30 anni fa forse, dove ero come assetata di... La carità. La fede, nient'altro, la carità, l'amore a Dio è carità. Se tu fai la carità, stai facendo gesti di carità, sicuramente stai vivendo in tensione. Non lo so, io sono anziano e ho la disgrazia di essere un convertito di recente e non ho l'esperienza che hai tu, che avete tutti voi. Suppongo che sia la fede, la carità. Per questo il gesto di caritativa in CL ha una funzione fondamentale, che è quella della fede, di quello che dicevo prima, dello sguardo di Giussani. Non cosa posso fare io per te, ma chi sei tu. Se noi guardassimo sempre gli altri, chiedendoci chi sei tu per me, guarderemmo sicuramente la realtà con altri occhi. Cioè, se io guardassi sempre il mistero nell'altro, vedi, è il gatto che si morde la coda. Io guardo sempre il mistero, sarò sempre nel mistero, sarò con Gesù e con Dio. Non so darti un'altra risposta. La risposta è lo sguardo che cambia lo sguardo. Cosa faccio io per te e chi sei tu per me? Di Giussani mi è rimasto questo che mi ha detto Mario Dupuis quando ho parlato con la loro fraternità. E mi hanno colpito tantissimo, soprattutto la testimonianza della figlia e di Giussani. Mi è sembrato fulminante. Così ho capito la carità. La carità non è dare
5 euro, rispondere a un bisogno. Sì, anche quello. Ma non solo questo, la carità è chi sei tu per me. Allora uno cambia. La carità ha un valore cognitivo, perché la carità, ogni volta che uno sta guardando chi è l'altro, si trasforma. Uno si trasforma, uno conosce meglio sé e conosce i suoi errori. Non so dirti altro. Grazie del tempo che ci hai dato e della tua amicizia. Grazie a voi Andrea. Grazie Michel di come ci hai aiutato stasera. Prima di tutto, rispetto alla tua testimonianza, cioè al fatto che la vita si gioca nel seguire un'attrattiva che a un certo punto gratis accade nella nostra vita. E questo ti cambia perché ti fa scoprire che sei amato. E inizia la battaglia tra cedere a questo Gesù che ti ama, magari fino a un istante prima sconosciuto, o ridotto a un'idea, la battaglia tra cedere a questo Gesù che accade nelle giornate, attraverso mille fatti, come una trasmissione dalla radio alle 6 della mattina, e ognuno di noi ha la sua trasmissione alla radio alle 6 della mattina, oppure andare avanti a seguire la nostra idea giusta sulla vita, su cosa ci renderà felici. È la battaglia e abbiamo bisogno di gente, io ho bisogno di gente come te, come tanti altri amici, che mi testimoniano che la vita è più gustosa così, nel seguire quello che un altro accade, nel seguire quello che il carisma decide di far accadere durante le giornate. Grazie prima di tutto per la tua lealtà col tuo cuore e con la realtà. Ho tanto bisogno di avere amici così che mi insegnino questo. Perché quello che mi fa scoprire appunto di essere amato dentro ogni circostanza della giornata. Quindi grazie ancora. Concludo questa serata con due avvisi. Il 5 marzo faremo la scuola di comunità per la zona di Abbiategrasso. Il 10 avremo la possibilità di un dialogo, come stasera è stato con Michel, con Mireille dal Camerun, la nostra amica di AFSI, che incontreremo e approfondiremo la sua esperienza e come vive e quello che ha scoperto nel suo rapporto con la realtà in Camerun. Grazie a tutti, grazie a Michele, grazie a tutti e alla prossima. Buona serata.